Quindi siamo con Brandino, titolare, diciamo, dell'azienda agricola Vistorta, che ci conferma che è visibile, tangibile un cambio del clima negli ultimi 5 anni. È una cosa che riscontra visiva. Visiva, diciamo, in agricoltura biologica la senti assolutamente. Direi che dal 16, 2016 in avanti, dopo 30 anni di agricoltura e di coltivazione dell'azienda, ti accorgi che decisamente il clima è molto, molto più violento. Poi, soprattutto, abbiamo delle stagioni, soprattutto estive, dove può piovere anche per un periodo lunghissimo di 30 giorni. Cioè, è stato nel 17, boh, è stato una tempestata fortissima proprio a maggio. Poi nel 18 cosa abbiamo avuto? Nel 18 è stato un po' meglio il 18, infatti abbiamo assaggiato i vini del 18 oggi, sono veramente buoni. Il 19 abbiamo avuto maggio, ha sempre piovuto. Nel 20 ha piovuto tutto giugno e quest'anno ha piovuto tutto maggio, cioè proprio, ma cioè praticamente, dunque, infatti siamo indietro con tutti i lavori in campagna. Dunque, credo, diciamo, nei miei 30 anni non ho mai visto delle stagioni così lunghe. Ho capito. Quello che vediamo alle spalle è il verde che circonda le barchesse, aiutato diciamo anche da questi ben 300 millilitri di pioggia solo a maggio in vigna. Cosa si può fare per contrastare o per gestire questo eccesso, diciamo, comunque presenza importante e discontinua, perché poi comunque in altri momenti della stagione magari poi viene anche a mancare, no? Come si può operare per riequilibrare gli stress idrici in eccesso e in carenza? Diciamo, i nostri terreni drenano bene per fortuna, perché il drenaggio è stato fatto sotterraneo già 30 anni fa, dunque per quello il drenaggio funziona abbastanza bene. Poi certamente che se piove spesso, ogni tanto la percorribilità dei vigneti è abbastanza buona, diciamo. Soprattutto poi in questo momento lasciamo l'erba un po' più alta, dunque è più facile entrare. Poi, niente, bisogna trattare, stare dietro e cioè, il trattamento deve essere sempre fatto con bassissime dosi, ma ripeterlo, anticipare le piogge, eventualmente ripeterlo, dunque spesso si può trattare anche ogni 5 giorni, diciamo, dico, però bisogna stare molto attenti, bisogna tenere molto il verde della vigna molto in ordine, dunque fare le scacchiature, fare, diciamo, la scelta germogli, fare tutte queste cose che permettono che ci sia sempre aria e che il trattamento del rame possa penetrare Un'attenta bene. gestione anche della parete fogliare, no? Beh, Che diciamo, certamente oltre che noi non del abbiamo sicuramente delle pareti fogliari molto, sono molto limitate, diciamo, sia sul Merlot, adesso saremo alla sesta foglia, certo sui vigneti bianchi è un pochino più vigoroso, anche se sono più prima. Però noi, diciamo, in biologico non hai mai una vigna super vigorosa. Questo è quello che ci permette anche di poter portare uve di qualità anche in annate un po' difficili. Infatti noi, cioè, non so, l'antibotritico da noi non sappiamo neanche cos'è, cioè non sono tutte cose, cioè la nostra vigna, cioè, si autodifende molto molto bene, cioè, bisogna tenere la parte fitosanitaria in ordine. in ordine, no? Quindi un ordine, interventi mirati, puntuali Molto, anche. molti, molta attenzione, molta attenzione e molta cura della vigna. Ok, grazie.